Villaggio Norcenni Girasole, Figline Valdarno, presentazione di Toscana Terre di Ciclismo, la prova italiana della Coppa delle Nazioni dal 17 al 21 aprile, al tappe che si snoderanno tutte tra la provincia di Firenze, Arezzo e Siena, un percorso vallonato che vedrà il via ben 27 nazionali, due in più rispetto allo scorso anno, dove si vedranno i migliori corridori in una delle corse a tappe, nell'unica tappa italiana della Coppa delle Nazioni. Tantissime personalità intervenute ad onorare questa bella manifestazione organizzata dalla SD Giro Bio, una manifestazione che ogni anno sta prendendo sempre più piede e sempre più consensi, una manifestazione che metterà alla ribalta i corridori del futuro, sperando che anche quest'anno possa sorridere ai colori italiani con un pizzico di fortuna in più rispetto allo scorso anno per quello che è stata la prova di Fabio Aru. Marino Amadori, commissario tecnico della Nazionale Under 23, una delle poche prove riservate alla categoria in terra italiana, in terra toscana, ci sarà da darsi battaglia? Beh, sicuramente, è l'unica prova che c'è in Italia, quindi partiamo per fare bene, come abbiamo fatto l'anno scorso che la sfortuna ci ha tolto il primo posto, e di conseguenza quest'anno vogliamo cercare di rifarci, di vedere di portare a casa questa bellissima maglia di questa bellissima corsa. Ce la metteremo tutta, stiamo già definendo la squadra, speriamo di essere un po' più fortunati di l'anno scorso. Due pedine, lo possiamo dire, ormai le abbiamo quasi certe. Una è lo sfortunato Aru dello scorso anno, l'altra è Cattaneo. Cominciamo anche già a avere l'idea di quello che è il percorso. Che corsa ci dobbiamo aspettare? Ricordiamo, 27 nazionali sono davvero un grande numero. Sì, 27 nazionali sono tantissime, le zone dei percorsi sono anche belle, interessanti. Poca pianura, perché la provincia di Arezzo, Siena e Firenze pianura ce n'è poca, di conseguenza vogliamo formare una squadra attrezzata, una squadra pronta ad ogni evenienza, una squadra che corra in prima linea subito dal chilometro zero fino all'arrivo, perché qua non si può distrarsi un attimo, perché le imboscate sono all'ordine del giorno. Una delle pedine ormai svelate da CT Amadori è Mattia Cattaneo per questa Coppa delle Nazioni. Come la vedi questa prima corsa a tappe per la stagione 2012? Ah, sicuramente è un percorso impegnativo, anche se non durissimo, però comunque duro. Vedremo un po' di far bene sia come nazionali che personalmente. Come hai detto te, è il primo obiettivo per quest'anno e speriamo di far bene. Aldo Pacini, vicepresidente ASD Giro Bio, ci siamo. Presentazione quest'oggi, quello che lo scorso anno è stato un grande successo, quest'anno si cerca di ripeterlo. Sicuramente, noi ce l'abbiamo messa tutta, ancora dobbiamo costruire, diciamo, i dettagli perché tutta la macchina possa poi, ben oliata, portarci fino alla fine di questa altra avventura che speriamo possa naturalmente ripetere i successi dello scorso anno. Un po' di scaramanzia ci vuole sempre in partenza. In partenza però già un bel successo, perché già le formazioni al via sono più numerose rispetto alla scorsa edizione, 27 le nazionali al via. Sì, di questo siamo veramente molto soddisfatti. Chiaramente chi l'anno scorso ha avuto l'opportunità di partecipare evidentemente si è trovato in condizioni tali da gareggiare nel migliore dei modi. Abbiamo cercato di preparare un percorso che sarà sicuramente interessante sia da un punto di vista paesaggistico ma anche da un punto di vista agonistico sportivo. Paolo Arnetoli, direttore del camping villaggio Norcenni Girasole, una bella manifestazione, tanti ragazzi saranno qui al vostro campeggio, al vostro villaggio. Sì, siamo felicissimi di poter organizzare questa manifestazione, la Coppa delle Nazioni di ciclismo, 27 nazionali da tutti i paesi del mondo, staranno qui per 5 giorni e per noi che ormai da tantissimi anni organizziamo eventi per turisti di tutto il mondo, è proprio il fiore all'occhiello quest'anno. Avere la possibilità di farci conoscere non soltanto come un turismo residenziale e per famiglie, ma anche come possibilità di turismo sportivo, è per noi una grandissima opportunità e sarà un motivo di orgoglio aver organizzato questa manifestazione sportiva per giovani. Io sono anche appassionato di ciclismo da sempre e sono veramente, veramente felice di avere questa opportunità. Con il mio staff cercheremo di fare il possibile per rendere questo soggiorno a tutte queste squadre non soltanto piacevole dal punto di vista sportivo, ma anche dargli l'opportunità di conoscere la nostra terra, il nostro territorio e la nostra cucina. Sicuramente rimarranno entusiasti da quello che la Toscana può offrire.
Presidente Renato Di Rocco, l'Italia è rinomata per il ciclismo, ma questa manifestazione è veramente un fiore all'occhiello per la nazionale, per l'Italia, per la Toscana in questo caso. Ma sicuramente sì, vedo che le nazioni che vengono aumentano sempre come numero, anche come qualità, per cui sicuramente l'Italia è un riferimento per il ciclismo, soprattutto per questa categoria che sono i giovani che vanno formati e cercano dei confronti sempre ad altissimo livello e qui lo trovano. In più ci si aggiunge veramente il territorio toscano dove la tradizione, la storia e il clima, oltre a dei percorsi e dei paesaggi straordinari, fanno la differenza. Mettendo tutto questo insieme si raggiunge la Coppa delle Nazioni che va alla seconda edizione, quindi si confermano un progetto molto interessante, molto valido nella terra toscana, nella terra dove si svolgeranno i campionati del mondo, quindi aspettando i mondiali vedremo le prestazioni di questi ragazzi che sono molto talentuosi e anche per loro sarà utile per cominciare a vedere i percorsi, guardarsi intorno perché si dovranno confrontare per il mondiale del prossimo anno. Ma io credo che sostanzialmente poi un'edizione così ben organizzata dal punto di vista degli aspetti tecnici, dei percorsi, delle difficoltà che i ragazzi incontreranno, sicuramente oggi può rappresentare davvero un mondiale a squadre. Manca nel palmarès internazionale, però lo è in tutti di fatto. Lo scorso anno, parlando seriamente, ci è sfuggita per poco questa prova, quest'anno la possibilità con la rivincita con lo stesso aro presente. Ah beh sì, i risultati, sì, si può organizzare tutto, anche il clima molto spesso, però poi sulla linea arriva che ci si arriva e si confrontano con i risultati. Sì, è stata un po' di sfortuna, ma credo che abbia fatto bene al ragazzo, a noi è dispiaciuto perché ovviamente vincere in Italia la Coppa delle Nazioni è veramente bello per tutto il sistema ciclismo, però è un'esperienza per i giovani che si devono fermare e sicuramente si matura molto di più con le sconfitte che con le vittorie. Giancarlo Brocci, presidente dell'SD Giro Bio, ormai ci siamo, tantissime persone, personalità alla presentazione, fanno bene e fanno capire che siamo sulla strada giusta. Sì, sono molto contento, ma non ho dubbi che ecco, i vertici di questo sport capiscano lo sforzo che facciamo e lo condividano, e quindi oggi abbiamo avuto davvero una bella prova in questo senso. Ringrazio tutti perché ci sono stati aspetti, vorrei dire, anche romanticamente commoventi. Io sono uno che il cuore lo mette avanti in tanti discorsi, ma dico sempre che il ciclismo senza passione non si può né praticare né organizzare. E oggi c'era una bella dimensione di passione, di cultura, di livello. E sono molto contento da questo punto di vista, credo che questa Toscana terra di ciclismo parta nel migliore dei modi, anche perché il contesto in cui abbiamo fatto questa cosa è splendido. Questa è una struttura che ospiterà per 5 giorni tutti i ragazzi, queste 27 nazionali, e credo che faremo una grande figura al cospetto del mondo. Dal 17 al 21 aprile quelli che vedremo saranno veramente la meglio gioventù. Ah, io non ho dubbi, sapete, dal primo Giro Bio che sostengo che ragazzi che di questi tempi fanno una scelta di uno sport duro, difficile, di fatica come il ciclismo sono da mettere su un ideale piedistallo, sono ragazzi che hanno senso della disciplina, dell'educazione, del rispetto delle regole e quindi in questo senso io ho avuto modo di vederli vivere tutta l'esperienza del Giro Bio assieme, qui si ripeteranno per una minima parte, il Giro Bio è molto più lungo. Però credo proprio di poter dire che il ciclismo se presenta i suoi gioielli al mondo, farà innamorare ancora più persone, ritornerà ad essere quel magnifico sport che la storia ci ha insegnato essere. Entriamo un attimo nell'aspetto tecnico delle tappe, il leitmotiv è stato la Toscana non presenta pianure, queste tappe saranno tutte vallonate, dove più, dove meno. Sì, la Toscana, qui siamo nelle province di Siena, Arezzo e Firenze, quindi in questo caso a maggior ragione era difficile trovare pianura, un po' la troviamo, ma questa è Toscana terra di ciclismo perché questa è la Toscana, vorrei dire la Toscana più bella. L'anno scorso facemmo un po' di maremma, lì qualcosa in pianura trovammo, ma d'altra parte è la nostra terra, siamo orgogliosissimi di questo. La nostra bellezza, il ciclismo è comunque fatica, in tutti i modi lo si interpreti. Qui ci sono tutti i terreni per poter far emergere chi merita davvero. Tra l'altro penso che la nazionale italiana con questi due magnifici ragazzi, avevamo ospiti qua, le sue punte di diamante, sia candidata davvero a vincerla questa Coppa delle Nazioni. E ripetiamolo perché la particolarità che c'è sempre nell'ultima tappa, ancora una volta le strade bianche.
Strade Bianche perché sono il nostro biglietto da visita per il mondo. Io ci ho investito da tempo, lo sapete, con l'Eroica. L'Eroica è diventata, nonostante qualche scetticismo iniziale, ma io sono abbastanza abituato agli scetticismi iniziali, è diventata un biglietto davvero importante da visita per il mondo. Il successo dell'iscrizione alla manifestazione d'epoca lo sanno, lo conoscono tutti. E poi quello che è stato ormai lo sbarco nei professionisti della Strada Bianca, dalla tappa di Montalcino, la più gradita nei siti internet del mondo, alle 2 ore di diretta di quest'anno, onorate da Cancellare, anche da tutti gli altri, ma dalle immagini televisive e dai ritorni su internet, anche lì sui Twitter, ovunque. Quindi noi insistiamo nel presentare la nostra particolarità, la nostra caratteristica. Tra l'altro in questo caso andremo ad arrivare a Buonconvento, cioè al centro di quella Val d'Arbia, che è un po' lo snodo del percorso lungo dell'Eroica, perché siamo andati a cercare tanta Strada Bianca bellissima, ma un po' più facile, perché il resto del percorso è sicuramente molto impegnativo, era questo il senso tecnico, però sarà una grande conclusione. Televisivamente, vorrei dire cinematograficamente, l'ultima tappa è una cosa di una bellezza fantastica, fatemelo dire da appassionato. Io mi emozionavo ancora a girarla in macchina, perché ci sono dei luoghi così belli che noi dobbiamo sempre più presentare al resto del mondo, sono il nostro grande valore aggiunto. Per parlare della bicicletta, dell'avvenire del ciclismo, un avvenire infinito, la parola d'ordine è partita da Londra, dai Times di Londra, il massimo giornale inglese, che ha detto a chi conduce i mezzi motorizzati: attenti ai ciclisti, attenzione ai ciclisti, i ciclisti vanno rispettati. Cosa c'entra questo con il discorso agonistico? C'entra, e come? Perché la bicicletta è domani. Domani, se dobbiamo andare a raggiungere i centri storici, dobbiamo lasciare la macchina a 5 km dalla città e andare in bicicletta. Io dico questo anche per rassicurare questi ragazzi, questi atleti, questi vincenti, perché questi hanno vinto grandi corse. Sono anche loro, anzi sono loro quelli che ci faranno emozionare un domani. Sono loro. Questo ciclismo che guarda in avanti. Ecco, noi ci piace soffermarsi sull'importanza che ha il ciclismo anche nella vita sociale. Le 27 squadre che Brocci porta alla partenza di questa grande corsa, la Coppa delle Nazioni, e sono formate da ragazzi, da giovani che non si incontrerebbero mai se non ci fosse questa opportunità. Questa è una delle cose più belle, organizzare per far incontrare la gente, e specialmente i ragazzi, questi ragazzi di 18-20 anni incontrano, si scambiano i loro pareri, magari sentono parlare una lingua che non hanno mai pensato, perché 27 paesi sono tanti, ma è una forza. È la forza della società. E allora l'opportunità non è solo per questo. L'opportunità si offre anche a un uomo come Marino Amadori, il nostro commissario tecnico, il quale potrà avere visione di quello che è il circuito, il valore internazionale, e guardare i suoi ragazzi come si comporteranno prima, durante e dopo la corsa. Perché dico prima, durante e dopo la corsa? Perché oggi la maglia azzurra si dà a chi merita, non solo per il gesto atletico, ma anche per altre cose. Naturalmente il gesto atletico conta il valore, quello vero, quello che, che,
che ti fa arrivare nelle prime linee, ma conta anche il comportamento. Un grande atleta è anche una persona che si comporta bene. Perché ci si ricorda di Fausto Coppi? Io questa cosa la ripeto spesso, a volte non vorrei ripeterla, specialmente per chi mi sente più sovente, perché Coppi era uno che insegnava il comportamento. Oggi ci sono delle cose che io non condivido, ma non è che è importante quello che non condivido io, ma mi piace dirlo, mi piace esternare quello che sento. A me non dà grande soddisfazione quando vedo in una partita di calcio marcano un gol, si abbracciano tutti, ma che cos'è? Non mi piace nemmeno nel nostro sport quando si fa con questo pugno così. Hanno imparato anche bambini a farlo. Ho visto ieri a San Bartolo a Cintoia un esordiente di primo anno passare l'arrivo e fare così con il pugno. Ma perché? Perché non è educazione. Ho rammentato Coppi passava agli arrivi. Ricordiamoci anche di ieri. Coppi passava agli arrivi e non alzava mai la mano da manubrio. Come per rispetto al gruppo. E lo passava, vinceva la Sanremo con 10 minuti sul secondo, passava l'arrivo con la faccia quasi messa, come se gli dispiacesse d'aver perso troppi minuti agli altri. Questa è l'educazione. Ecco perché dico, è importante cercare di capire l'atleta, questi ragazzi, questi nostri uomini, perché sono uomini, a 20 anni siamo uomini. E prima ci mandavano alla guerra a 20 anni, sicché siamo uomini. A quest'uomo noi mi piace ricordare queste cose e dirgli: cercate di sfidare voi stessi prima di sfidare un vostro coetaneo, un vostro avversario, uno che fa il vostro lavoro, che fa il vostro sport, che è partito con voi per vincere anche lui. Per raggiungere traguardi importanti. E qui si ritorna al discorso dello sport in generale. Lo sport si può fare per svago o lo si può fare anche per raggiungere traguardi ambiziosi. Se lo si fa per svago non importa far la vita certosina, ma se lo si fa per raggiungere quei traguardi che ho detto prima, e bisogna fare delle rinunce. Molti li chiamano sacrifici, io no, non sono sacrifici. Sacrifici è alzarsi tutte le mattine alle 6:30, prendere un treno, stare in piedi e tornare a casa alle 9 di sera, quello è sacrificio. Fare lo sport non è sacrificio. Però ci vuole qualche cosa, a qualcosa bisogna rinunciare. Ecco l'educazione e noi dobbiamo dire ai giovani, a questi giovani ai quali troppe volte noi suggeriamo tante cose, fai qui e fai là. No, noi bisogna imparare ad ascoltarvi questi giovani, sapere dove vogliono andare. E così penso che bisogna comportarsi gli anziani verso i giovani che è il nostro domani. Grazie.